E dopo il grande successo della scalata fatta con i consigli di ChatGPT, siamo tornati qui, sempre col nostro caro amico GPT, per farci lanciare qualche challenge, qualche sfida. Prima di continuare col video, però, ovviamente, come al solito, vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGYT, tutto attaccato nello shop di Brawl Stars. Fondamentale per supportarmi, ogni settimana scade in poi lo dovreste reinserire, così come anche in tutti gli altri giochi Supercell. Grazie davvero di cuore a chi lo farà, è fondamentale per supportarmi. Lasciate un bel mi piace per supportare questi video con ChatGPT, quello dell'altro giorno vi è piaciuto molto, recuperatevelo nel caso in cui ve lo foste perso. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto per non perdervi tutti i prossimi contenuti e andiamo subito in chat perché purtroppo ho fatto male i conti, cioè mi ha già lanciato 10 challenge prima di iniziare a parlarci in poche parole. Io comunque come al solito vi chiedo sempre come sta, aspetto quel giorno in cui mi dica che sta male e vuole parlare così per una volta tanto sarò io a dare una mano a lui, per il resto ci ha chiesto come va e quindi anche io gli ho detto che stavo bene e che volevo mettere un po' di pepe al mio gameplay di Brawl Stars e volevo che mi lanciasse qualche sfida. Il problema è che è un po' esagerato, me ne ha mandate 10. A questo punto, ragazzi, io farei queste 10 challenge di ChatGPT. Certo, ecco alcune sfide divertenti e stimolanti per rendere le tue partite a Brawl Stars più interessanti. Sfida mono brawler. Gioca solo con un brawler specifico per 5 partite consecutive, un po' troppe. Ad esempio, prova a vincere 3 partite di fila con Mr. P o Tara, i tuoi preferiti. Si ricorda ovviamente di quello che gli abbiamo detto l'altro giorno. Vabbè, però finché sono magari 3 partite di fila con uno di questi due, ci può stare. Andiamo con la prima challenge. E io direi di mettere un po' di pepe alla cosa. Giochiamo in sopravvivenza che ci sono gli effetti degli angeli con Tara e proviamo a vincere queste 3 partite di fila. Per vincere che intendiamo? Almeno terzo posto? Cioè diciamo almeno il podio, perché su Brawl Stars almeno arrivare ai quarti la prende come una vittoria, però sarebbe troppo facile a quel punto, quindi vi direi arriviamo almeno terzi. Ok, allora qui abbiamo una Iris che sarà molto complicata da gestire. Ok, ma io ragazzi sono un pro di Tara, non a caso è il mio brawler preferito da utilizzare. No, in realtà è un botto che non la utilizzo, è veramente tantissimissimo raga che non gioco con Tara. Ci vuole GPT raga per divertirci su Brawl Stars, c'è poco da fare. Ok, allora questo ce lo togliamo subito che sennò ci rompe le scatole. Abbiamo Bull. Ok, io mi vorrei caricare solo la ulti raga, poi per il resto non me ne può fregare di meno. Ok, perfetto, abbiamo la ulti. Non sarebbe male farci fuori questo bel signorotto, eh. Ok, c'è un bel Mortis qui. Ok, i bro hanno spinnato e deciso di timmare. E io mi sto semplicemente chiudendo, ragazzi, purtroppo, va bene. Ok, vediamo un po'. No, raga, ma... ma in che senso? No! Quinti. Abbiamo già perso la prima challenge di ChatGPT. Mannaggia la miseria, oh. Incredibile, speravo di resistere. Vabbè, passiamo alla prossima challenge. Niente super, gioca un'intera partita senza mai usare l'attacco super. Concentrati solo sugli attacchi base e sulla strategia. E io direi di prendere un brawler come Mo, che tra l'altro ha le abilità stellari e gadget che si concentrano totalmente sulla ulti, e giocare in football, dove comunque la ulti la posso utilizzare per tirare la palla in porta. Quindi un pro e un contro. Ok, un plus e invece un malus. Direi che ci sta, abbiamo trovato la combo perfetta. Ragazzi, i miei avversari dei fenomeni incredibili, ovviamente, come al solito i miei compagni sembrano dei scappati di casa proprio come me. Mo tra l'altro è stato anche nerfato. Mo è stato nerfato abbastanza prepotentemente. Io tra l'altro è un botto che non lo utilizzo. Ragazzi, qua mi sa che va a finire molto male. I bro mi sembrano effettivamente fortissimi proprio come avevo detto. Cioè, ma ci stanno spaccando, cioè io non so Brawl ultimamente come stia facendo il matchmaking, ma a volte mi sembra di vincere le partite troppo facilmente, a volte mi sembrano impossibili. Non so veramente che cosa dire. No, raga, ci hanno spaccato. Ma sono un team prefatto, raga, ma palesemente sono... cioè, giocavano proprio insieme questi. Mi spiegate perché sono l'unico che quando gioca da solo si becca i team prefatti contro? O comunque quando gioco con 3 persone e siamo appunto in 3, o meglio, con 2 persone e siamo in 3, mi becco tutti i team prefatti appositamente? Cioè, non solo se siamo beccati contro un team prefatto, ma c'hanno anche il triplo delle nostre coppe. Cioè, nessuno dei miei compagni c'ha neanche le... cioè, io non lo so, raga. Cioè, ma che matchmaking... questo è ChatGPT. Questo è palesemente...
praticamente ChatGPT che ha preso il controllo di Brawl Stars e ha lanciato delle challenge, e dopo che l'altra volta siamo andati bene, stavolta mi vuole far andare male, ma per forza. Quindi 0 challenge su 2 portate a casa, ottimo. E il primo in football, prova a segnare almeno 3 gol consecutivi in football usando il primo, il tuo preferito per questa modalità. Ok, e anche questa cosa se la ricordava perfettamente. Ora GPT prova a portare a casa la prima challenge di oggi, sperando di riuscirci, perché cioè la situazione, cioè raga, matchmaking di prima è stato imbarazzante, gente con 70-80 mila coppe, fortissimi, che giocavano insieme contro 3 random, perché noi eravamo 3 random a pochissime coppe. Mannaggia la miseria, oh. Ok, così faccio gol io. Devo fare 3 gol di fila, regà, quindi dobbiamo vincere questa partita facendo 2 gol, e poi devo fare subito il primo della partita successiva. Allora, abbiamo caricato la ulti, quindi ci potremmo riuscire adesso. No, lo devo fare io il gol, lo devo fare io. Questa non è facile. No, bro, fai segnare me! Facciamo 3 gol in 2 partite, ragazzi, per favore. Dobbiamo fare 3 gol in 2 partite. Quindi dobbiamo fare per forza di cose i prossimi 2 gol. Per favore, fatemi passare questa. A parte, non era facile fare 3 gol di fila, eh. Non era facile. Probabilmente erano più facili le altre 2 challenge. E ok, facciamo che devo fare 2 gol in questa partita, ragazzi. Cioè, i 2 gol della nostra squadra li devo fare io. Qui bastava che la Jessie me la passasse. Mannaggia, la miseria, mannaggia. Va bene. Allora, andiamo. Comunque belli aggressivi, direi. Grazie, Pocio. Oddio, Larry e Lowry invece mi stanno a distruggere. Ok. Va bene, va bene. Bravo, Edgar. No, Edgar. Ah, va bene, va bene. Ok. No, raga, ma come l'ha presa lui? Dai. Full scammato, ragazzi. No, lo fa Edgar. Manco sta challenge ci portiamo a casa, ragazzi. Ma prima io non ho capito perché non mi ha preso la palla. Io prima non ho capito perché non mi abbia preso la palla, regà, cioè. Ok. Vabbè, raga, abbiamo fatto 2 gol su 3 e tra l'altro neanche di fila, quindi direi che anche questa terza challenge non ce la siamo portata a casa. Però almeno abbiamo vinto le partite. Quarta challenge, sfida solo gadget. Usa un gadget almeno 3 volte in una partita e cerca di ottenere il massimo impatto strategico con esso. Vabbè, ma non è una challenge, voglio dire. Cioè, dobbiamo utilizzare 3 gadget che abbiano un impatto incredibile in partita, quindi devo trovare un brawler che abbia un gadget perfetto e che soprattutto possa fare la differenza in quella determinata partita. Allora, vediamo un po' le modalità che ci sono, così almeno ci penso un attimino. Mazza, che brutta mappa di dominio. Ma che sfiga c'ho quando devo registrare con le mappe. Ok. No, regà, ce l'ho. Ragazzi, ce l'ho. Dynamite. Col gadget dobbiamo risolvere la partita. E vi dirò di più, lo andiamo ad utilizzare in sopravvivenza. Vediamo. Ah, facciamo che ci accontentiamo di fare entrare i 3 colpi col gadget, che già è difficile di per sé, eh. È già difficile di per sé sta challenge. Però ci proviamo. Allora, ovviamente abbiamo subito il Mortis qui vicino. Raga, oggi Brawl ce l'ha come una lobby di Edgar, Mortis, Kit, Stu. Ma stai scherzando, Brawl? Oh! Ma che è? Raga, ma che cos'è? Che cosa sto vedendo oggi? Cioè, questo è proprio quando il gioco ti dice no, tu oggi non giochi proprio. Cioè, non è che non scali. Non giochi proprio. Ma che cosa sto vedendo? Tra l'altro un gadget l'ho già missato. Però cioè, sta partita già è tanto se la vinciamo. No, dai, come non l'ho ottato, ragazzi. Stava lì vicino. Vabbè. Non ci posso credere, ragazzi. Non ci posso veramente credere. Mi viene da piangere. Mi viene veramente tanto da piangere. Abbiamo fatto pure un più 5. Cioè, la cosa bella è che stiamo anche scalando in tutto ciò. Cioè, l'unica partita che abbiamo perso è stata quella lì in football contro quei fenomeni prima. Allora, quinta challenge. Modalità non stop. Ogni volta che vinci una partita devi cambiare brawler in modalità. Se perdi invece puoi riprovare, ma devi cambiare il tuo equipaggiamento stellare. La tua abilità stellare, credo intenda. Però questa, ragazzi, non so come interpretarla nel video. Perché comunque le sto tutto un po' interpretando anche
anche io per farle rientrare tutte in un video. Allora, facciamo una cosa, visto che lui l'ha chiamata modalità non stop, facciamo che devo vincere 3 partite di fila facendo sempre gioco ancora. E direi che usiamo Melody in Football, che è un po' che non ci gioco. Quindi devo vincere 3 partite di fila cliccando su gioco ancora. Quindi a prescindere dai miei compagni, se sono forti o meno, devo cliccare su gioco ancora. Ok? Vediamo un pochettino che cosa esce fuori. Oggi, ragazzi, è un disastro totale. Totale. Cioè, non pensavo. Cioè, sto video lo devo assolutamente rifare prima o poi. Ok, aspettate che il buzz è fermo. Porca miseria. Però mi ero caricato. Mamma mia, ragazzi. Bella giocata qui con Melody. Fermi. No, mamma mia, meno male non mi ha preso. Ma su, ma levati. Dai, Barry. Ah, no, niente, gliela. Mannaggia la miseria, ho risbagliato. Un po' sbagliato io, eh. Per me è che prima non avevo i colpi carichi per darli a... per passarla a coso. No! Mi ero creato lo spazio per tirare lì sul primo palo. Mannaggia la miseria, ragazzi, peccato. Non ci posso credere. Ma meno male, regà, che il Mortis non ha pushato. Vai, vai, tirala via, Corvo. Si chiama Corvo, lo so che è un Beryl. Oh, fino a sto punto ancora non ci sono diventato matto. Ancora non ci sono diventato così matto, regà. Mannaggia la miseria. Ok. Raga, ma che dobbiamo fa? No. Lo sapete, raga, che questi fanno gol, sì. No, ho preso io la palla. Mamma mia, meno male l'ho buttata giù. Lo Stu ha preso il muro, fratelli. Ah no, si sta caricando la vita? No, non c'ha l'abilità. Oh, vabbè, non lo so. Oh mio Dio, ragazzi, oggi non la vinceremo mai. Cioè, non vinceremo neanche una challenge, ve lo dico. Vabbè. Prada chiude sull'altro palo, ma ha tirato sul primo. Vabbè. Mannaggia la miseria, ragazzi. E poi eravamo partiti. Bravissimo, bravissimo, gran bel gol. Gran bel gol del bro. Bravissimo, Corvo. Veramente bravo. Ok. Attenzione, perché questi vogliono ripartire belli aggressivi. No, questo vuole ritirare, questo vuole ritirare. Stavolta l'abbiamo parata. Dai, madonna mia, regà, se riusciva a scappare. Il problema, ragazzi, è che io non faccio tanto danno. Non faccio tanto danno, quindi questi qua non li blocco manco. Manco con le preghiere. Ok, dai che mo si apre tutto. No, con la ulti, bro. Va bene, bravo, fai tutto tu, fai tutto tu. Ok, va bene. Detto questo, dobbiamo rigiocare. Cioè, dobbiamo cliccare su gioco ancora. Non è che mi abbia fatto impazzire il team, eh. Nel senso, non è che abbiano giocato malissimo. Nel senso che non è proprio un buon team per giocare in sta mappa. Ecco, non è un buon trio per giocare insieme. Però vediamo un pochettino che succede. Ha quittato il Beryl, che era quello che ci ha carriato. Ed è entrato sto Kevin con una Bibi. Va bene. Bibi che è andata a morire brutalmente contro lo Spike. Regà, le mine. Maledette spine de Spike. Maledette spine de Spike. No, Kevin è pure fe... Dai, però, ragazzi, ma io che devo fare oggi per vincere una challenge di ChatGPT? Ma io che cosa devo fare oggi per vincere una challenge di ChatGPT, ragazzi? C'ho i compagni fermi. Mi matcha contro i fenomeni mentre sto coi randomini. Ma che devo fare io per vincere una challenge con ChatGPT? Di ChatGPT. Cioè, ho capito che non sto giocando bene, eh? Però manco a fa così, ragazzi. Cioè, mannaggia la miseria. Ma faccio prova a fare una cosa. Sì, regà, come ci siamo inseriti. Avevo proprio rubato quella palla e fatto un gol di rapina proprio. Bello, bello, bello. Bello, bello, bello. Perfetto. Sì, Kevin, però amico mio. Cioè, ci hai già provato prima. Sempre se non gli è entrato il bot, eh. Perché potenzialmente stava laggando ed è entrato il bot. Sapete qual è il problema? È che... A saperlo non sprecavo neanche la ulti. È che la Bibi, giocando così ferma, sta facendo caricare di continuo la ulti e gli overdrive ai nostri avversari. È quello il problema.
Ah, e siamo solo alla seconda partita. Dopo ne dovremmo vincere un'altra, ragazzi. Dopo ne dovremmo vincere un'altra. Vabbè. Niente. Ok, c'ho la ulti. Mezza le mine de tic. Oggi non ne vincevo una de challenge, raga, ve lo dico io. Ve lo dico io. Oggi non ne vinciamo una di challenge. Bravo, Stu. Vai, Stu, perfetto. Stu, passamela. No, perché hai provato a tirare che c'erano tutta la palla, tutta la porta coperta? Stu. Stu, qui, Stu. A Stu. Ma che devi fare con qua la palla a mano? Ma almeno aiuta a spararci. Passa la via e spara. Avremmo fatto gol. Io ho dovuto pure riclicca a gioco ancora con quello. Vabbè, questi vanno a far gol. Brava la Bibi, forse ha fatto una cosa buona. Oddio ragazzi, ha fatto gol Kevin con Bibi. Dopo una partita disastrosa l'ha risolta lui, io non ci posso credere. Io ho fatto solo una kill, 4 morti, però almeno avevo fatto l'altro gol e un po' di robettina di qua e di là. No, raga, ho cliccato esci. Ho perso pure sta challenge. C'avevamo l'unica possibilità. Non ci posso credere. Ho cliccato su esci, ero cioè talmente disperato che ho cliccato su esci. Non ci posso credere. Ho perso anche quest'altra challenge per colpa mia. Ottimo. Sfida brawler random. Usa il pulsante casuale per selezionare il brawler e la modalità. Devi accettare il destino anche se ti tocca un brawler che non ami. Ma perché c'è il modo di mettere un brawler casuale, ragazzi? Cioè, non sto capendo. Ma veramente? Da quando esiste? Non ho capito. Boh, vabbè, faccio come faccio di solito io. Allora, faccio che scelgo la disposizione a caso, clicco a caso, ok, semino, va bene. E adesso faccio un po' così e riclicco a caso. Che è uscita fuori? A Raffa Gemme in campo aperto. Poteva andare peggio. Poteva andare sicuramente peggio. No, raga, io non ci posso credere che quella l'ho buttata io, eh. Cioè, quella l'ho veramente buttata io. Mannaggia la miseria. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Mannaggia la miseria. E non la rigioco neanche, raga, perché è giusto così. Cioè, nel senso, l'ho sbagliata. Ammazza, come siamo partiti forti con semino. È pure un botto e non lo usiamo. Ok. Ok. Dai, raga, ve li sto bombando brutalmente da di qua. Forza. Forza, ragazzi. We can do it. Colette, siamo tutti con te. Vai, piate queste gemme. Col cavolo. Ok. No! Colette. Ah no, è Gelindo. Sbrigate, Gelindo, uccidila. No, spara. Ma io quelle le lascerei lì, le gemme, vabbè. Raga. Ci hanno chiuso, eh. No, non andare avanti, Colette! Ma ci hanno chiuso, tienile qua ste gemme. Sono la nostra unica speranza. Oddio, ce l'hanno fatta, non ci posso credere. Abbiamo pure bombato la cosa. Fermi, andiamo dietro. Tieni, venite qua, per favore. Fatemi vincere almeno una challenge. Ve lo chiedo, per favore. Fatemi vincere una challenge. Abbiamo pure bombato il Dynamite alla fine. Oddio, ci siamo portati a casa una challenge, ragazzi. Finalmente, siamo stati anche i migliori. Stiamo rivedendo la luce. Mamma mia. Sfida senza cure. Gioca senza utilizzare mai power-up curativi. Star power o gadget che aumentano la tua salute. Sopravvivi solo con le tue abilità. Allora, questa cosa la posso tramutare in un solo risultato. Provare a giocare in sopravvivenza senza prendere i power-up. Anche perché se no ci stanno un sacco di brawler che non hanno poteri curativi. Mi bastava utilizzare uno di quelli e via. Ora, quale brawler potrebbe essere un ottimo brawler anche senza power-up? È un po' un casino in realtà, eh. Ma io provo un Leon, ragazzi. Magari a provare a caricare una ulti. Ovviamente l'obiettivo non può essere vincere. Diciamo che anche qui la vittoria è almeno il terzo posto, perché vincere è impossibile. Cioè, se il tuo avversario prende molti power up, come fai? Ora, i power up che sono palesemente presi per errore, ovviamente non valgono. Cioè, nel senso,
non vale per farmi perdere la sfida. Preso il muro lì, fratelli. Già la miseria, oh, sti ga- ma cioè, sti gadget e ste cose dei Kenji lo rendono veramente immortale, Cioè, è veramente immortale come brawler, Ma veramente tanto. Sì, questo c'ha 6 power up, raga. Dai che c'ho quasi la ulti, però. Sì, let's go, c'ho la ulti. C'ho la ulti, va benissimo così. Cioè, raga, vedete, c'è sto Kenji, c'ha 5 power up, il Coltan ha presi 6. Cioè, come faccio a vincere una partita del genere senza poter prendere power up? È impossibile. Quindi, camperiamo. Cerchiamo di portarci a casa questo risultato. Mi tengo la ulti. Ok. Il Colt si è bombato quel Kenji che aveva un sacco di power up, No! Oh! Raga, ma non avevo visto spari, non avevo visto niente, non pensavo si fosse messo in quei cespugli. Niente, comunque scaliamo... Cioè, sta cosa mi fa troppo ridere, raga. Stiamo totalmente cannando tutte le challenge di ChatGPT, ma stiamo comunque scalando. Va bene. Comunque, sfida assist. Punta tutto sull'essere il miglior compagno di squadra. Vinci una partita senza fare più di 3 kill personali, concentrandoti solo sugli assist. Ho la challenge perfetta per noi. Byron, che tra l'altro è stato pure potenziato. Cioè, quindi qua, ragazzi, praticamente non devo killare, devo soltanto aiutare i nostri compagnucci. Vediamo un po'. Quindi posso fare massimo 3 kill, aveva detto, bella quella skin di Lily. Ok, vabbè, tanto non avrei mai killato nessuno perché so 3 tank. Allora, il nostro team è nettamente meglio. È nettamente più competitivo. Vabbè, te pareva? No, raga, questi mo fanno qualcosa di strano. Ok. Ok. Mamma mia, ragazzi. No! No, l'ha killato. L'ha killato, hanno pure segnato. Oggi non la potevo fare. Il video più disastroso che abbiamo mai fatto su Brawl Stars. E la cosa bella è che stiamo pure... a scala, è incredibile sta cosa. È incredibile sta cosa. Dai, dai, bro, che ti sto curando come se non ci fosse un domani. Ti sto curando come se non ci fosse un domani, Deus. Vai così. Vai così, bro. Ti prego. Vai, vai, che ti curo, ti curo. Vai, che ti curo, dai, che ti curo. No, Spike! Eravamo 3 contro 1. Ma che gli tiri la palla addosso? Raga, quella kill me la sua voluta portare a casa. Questo l'ho curato. Dai, dai, raga, vi sto curando come un ospedale, cioè... l'ospedale più efficiente del mondo. Vabbè. Ma che devo fare? Mi sa che sto per fare la terza kill, eh? No, ok, non è morto, per fortuna. Oddio, raga, ma che dobbiamo fare qua? Vabbè, ragazzi, vabbè. Riusciranno a difendere... No, no, bro, dove vai? Con quella ulti dove vai? Raga, sta kill l'ho dovuta fare. No, non posso più fare kill qui, Non posso più fare kill qui, raga. No, 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 bro, dove vai? Bro. Dai che ti curo, dai che ti curo. Entra con sta palla. Oddio. Sì, raga, let's... No, no, no. La quarta kill all'ultimo. La quarta kill all'ultimo. Ah, ero arrivato a 5. Ero arrivato a 5. Non ci credo. Ma quando l'ho fatta quell'altra? Ma non ci posso credere. La cosa bella è che stiamo continuando a scalare. Io qua sono stato pure il migliore. Non ci posso credere, non ci posso credere, non ci posso credere. Ah, io non ci posso credere. Vabbè, ok. Cecchino estremo. Usa un brawler a distanza come Piper o Bea e cerca di eliminare almeno 5 nemici in una partita senza mai avvicinarti troppo. E porca miseria, poteva essere sta partita perché pure Byron, voglio dire, è un long. Però dai, mettiamoci Piper, va? Ecco qui la signorina Piper. Senza mai avvicinarmi troppo. In che mappa? No, questa mi rifiuto assolutamente. Oddio, fare 5 kill in KO potrebbe essere particolarmente difficile. Facciamo che dobbiamo fare 2 game in KO. Facciamo 2 partite in KO. E vediamo che cosa ne esce fuori. Allora, in sta mappa è fortissimo Angelo. Però sto cercando di seguire più alla lettera possibile ChatGPT, quindi o Bea o Piper. Raga, dobbiamo fare 5 kill. Non so poche, anche se so 2 partite. 5 kill so tante, Devo dire la verità. No, no, raga, se piavo qui. Mannaggia a me. Ma che non ho ancora hittato. Non ho ancora tirato una hit. Raga, one shot quell'Edgar.
infatti se n'è andato a bombare. Ok. Godo. Ok, una kill. Una kill l'abbiamo fatta. Grazie, Byron, anche se non mi hai preso. Thank you. Ok. No, 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 non ti avvicina troppo, che c'ha la ulti. Byron, ma dove vai? Ci posso credere, raga, mi hanno lasciato da... Io non ci posso credere, eravamo 3 contro 1 contro una Mandy. 3 contro 1 contro una Mandy, raga, abbiamo perso. Cioè, va bene la challenge, quello che vi pare. Però... ragazzi, purtroppo Mandy da vicino fa molto più danni rispetto a Piper. Però, regà, sì, si arrabbia pure il bro. Bravo. Con la ulti di Mandy è passato pure bella al centro, cattivissimo. No, regà. No, ragazzi, vabbè, niente. Siamo solo ad una kill. Vabbè. Non ci posso credere. Abbiamo solo una kill. Porca miseria. No, raga, giustamente quella c'ha un colpo lunghissimo. Let's go. Let's go. Altra kill nostra, raga, Siamo a 3 kill, giusto? No, gliel'ha data al Byron perché l'aveva avvelenato. Ma non ci posso credere, raga. Però scam su scam su scam. Penso dobbiamo fare un'altra partita anche io e fare almeno 3 kill, ragazzi. Dobbiamo fare almeno 3 kill. Oh, lo so che c'ha GPT, ci ha chiesto 5 kill. Però, appunto, mi sono dato la possibilità di 2 partite. Perché in KO è più difficile fare tutte quelle kill, ok? Cioè, era questo il senso. Non so se prima l'ho spiegato bene. Magari non l'avevo spiegato bene. No. Let's go. No, raga, ho preso il muro. Io non ce posso credere mai. Vabbè, non è morto giustamente. Non ci posso credere. L'avevo messi tutti e due io one shot e se l'è finito il kit. Mi viene da piagne. Aia. Ems. Certo, raga. Io prima ho fatto il coso tutto bello cattivo e è andato a prendermi l'8-bit. Niente, raga, mi sa che non gliela famo perché stiamo a 3 kill. Ne devo fare altre 2. Ma... Mini gadget. Ok. Raga, ci ho provato. 4. Ne abbiamo fatte 4. Ah, devo dire che ci siamo andati vicinissimi in ogni challenge, eh. Però non è possibile. Allora, l'ultima. Sfida psichica. Gioca con Tara. Ah, a saperlo prima giocavo con Mr. P. Ma usa solo attacchi base per vincere. Bonus, cerca di colpire almeno 3 nemici con una sola super. Vabbè, bro. Usa solo attacchi base e poi cerca di prendere 3 nemici con una sola super. Ah, facciamo una cosa. Uso solo gli attacchi base di Tara e posso utilizzare la ulti solo nel momento in cui ho la certezza quasi matematica di prendere tutti e 3 i miei avversari. Ok? Proviamo, vediamo che cosa ne esce fuori. Ah, tra l'altro contro abbiamo anche un'altra Tara. Noi abbiamo un Buzz come anche loro e poi Mortis e Ems. Mi piace un po' di più la loro di comp in realtà, se devo essere sincero. Se devo essere sincero. Aia. Sì, Mortis, tranquillo. Vagli a far caricare le ulti e tutto quanto. Che ovviamente potevi tranquillamente sperare di killarli in quel caso. Mannaggia, ma perché non mi becco mai contro io degli avversari che pushano così a caso come i miei compagni? Per carità, a volte mi capita... Cioè, ovviamente capitano anche a me a volte degli avversari scarsi. Però, regà, che gente che pusha così a caso solitamente no. Lì, raga, c'è sta ombretta che... Oddio, raga, forse si avvicinano tutti e 3. Raga, io qua ovviamente potevo difendere con la ulti. Però non la potevo utilizzare.
Mannaggia la miseria, mannaggia. No! Ho preso uno solo. Si erano avvicinati tutti e tre, speravo di poterlo fare. Però l'avevo già visto, raga, che con sta compo non saremmo andati molto lontani. Raga, praticamente abbiamo portato a casa una sola challenge su 10. Perfetto. 3-4 volte ci sono andato veramente così tanto vicino. Una volta mi sono boicottato da solo, non cliccando su gioca ancora, ma cliccando esci con Melody. Là forse ce l'avremmo potuta fare. E che dire, ragazzi? Lasciate un bel mi piace se vorreste un video dove vi faccio dare altre 10 challenge e finché non riesco a portarle a termine, gioco. Quindi continuo a fare non come oggi, che comunque è venuto un video lunghissimo, è per quello che ogni tanto sono andato a ritoccare qualcosina. Vi ricordo il codice creatore GGYT tutto attaccato nello shop di Brawl Stars, fondamentale per supportarmi. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto, lasciate un bel mi piace appunto per supportare queste challenge. Per me è tutto, ci troviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao ragazzuoli!